Eccoci qua. Sembra che questo tunnel conduca proprio sotto Maruku City. Tunnel? A me sembra una più una fogna, ed è tutt'altro che semplice da attraversare. Beh, non abbiamo scelto questa vita perché fosse semplice, Makoto, purtroppo. Beh, pare che ci tocchi nuotare. No, non ci nuoto lì dentro, non esiste. Anche io preferisco di no, non possiamo cercare un'altra via? Tipo saltare da... Cosa ho detto il terzo episodio? Che quel cacchio coso di ventilazione era palesemente lì per essere usato. Che ne pensate? Potremmo usarla per aggirare il problema? Sì, se vale la pena tentare. Lo sapevo che sarebbe stato utile, dai! Era troppo minchia, è velocissimo, cosa siamo? Una macchinina radiocomandata? Dio mio! Prova a sbattere contro il culo. Dio mio, ma... Allora, è difficile girare, ma... È velocissimo. Altro che la... Dai, esci. Gioco? Che cavolo. Beh, il problema è stato risolto in modo abbastanza semplice, non vi pare? Allora, salta su. Nemici? Non ne vedo, perfetto. Stanno succedendo... questa è chiusa, ok. Pensavo fosse qualcosa di nascosto. Aspetta, qui c'è un forziere, per caso? No, sembrerebbe di no. Allora, aspetta. Ok. Ah, eccolo qua il forziere. Te l'avevo detto che c'era. Un microchip scheggiato. Wow. Sicuramente allora varrà molti soldi. Varrà sicuramente qualcosa quel microchip. Nah, non ti preoccupare, Makoto. Ecco il canale sotterraneo, perfetto. Ah beh, oh, posso anche salvare. Non ci avevo... Oh, non ci avevo fatto caso prima. Oh, abbiamo trovato una scala. Scommetto che quella porta fino in superficie. Molto probabilmente. Ma guarda un po', nemici. Che diavolo siete voi? Ah, beccati! Non possiamo permettergli di allertare tutti. Eliminateli alla svelta. Continuiamo ad attaccare. Madonna. Ok, però posso abusarne un po'. Ok, devo fare due quadrati e un triangolo se voglio usare la cura. Meglio abusarne finché posso, finché non riesco a recuperare i miei punti vita. Vai Korn, a fondo! Minchia, che dolore! Ottenuto lo sbarramento fantasma. Gli attacchi di triangolo non consumano munizioni. Premi triangolo dopo certi attacchi per eseguire un triplo sparo. Oh! Ebbene, perfetto, beh. Siamo stati atterrati perché continua a usare il Bicorn quando c'è sta stronza qua, Dio mio. Comunque, cioè veramente Yusuke top tier. Yusuke top tier in assoluto di sto gioco, mi sa. Joker, scusami, ma vi dovete curare. Non so chi abbia usato gli HP o gli SP, ma in questo momento... Solo Pixie ha Dia. Perfetto. Dobbiamo tenere lei, allora. Se vogliamo curarci un po' di più, dobbiamo tenere lei. Sai cos'è? Che veramente sembra una scusa, ma il fatto di giocare a un gioco così diverso da un Persona 5 mi dà uno strano effetto. Per fortuna che fare gli assalti ci ricarica la vita. Uccidiamoli tutti, forza. E dobbiamo cambiare mettendo Arsene. Morti tutti, perfetto. Che tra l'altro questo gioco, appunto, sfruttando questo sistema... volevo andargli dietro. C'hai ragione tu, gioco. C'hai ragione tu, è stata colpa mia. Finché posso correre via dagli loro attacchi. Perfetto. Finché posso usare
la fuga per evitare gli attacchi. Penso di potermela cavare. Madonna, Yusuke è salito di livello. Tarakukaja, perfetto, bravo Ryuji. Ok, dobbiamo andare da quel lato. Ma c'è un'ombra cattiva. E io ti faccio un assalto, così mi ricarico i punti vita. Il problema sono gli SP, perché gli HP, bene o male, adesso ho capito come risparmiarli e come ricaricarmi, bene o male. Aia, ma è a target il fuoco? Il fuoco mi sa che autotargetta. Il fuoco mi sa che è rotto in questo gioco, eh. Ok, con calma che rimettiamo Pixie. Dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione. Mi servirebbe una persona di... Aspetta. Mi serve una persona di fuoco. Giusto, ho Jack O'Lantern. Devo fare mega attenzione. Abbiamo delle persone deboli e nonostante tutto, cioè, il gioco mi mena. Il gioco mi mena nonostante siano loro a darmi queste persone. Ehi, ma che succede qui? Queste sono celle. Guardate quanti prigionieri. Sono queste le persone a cui hanno sottratto i desideri. Vedo alcuni volti familiari. Senza dubbio queste sono le stesse vittime. Così abbiamo scoperto dove li tengono i prigionieri. Dobbiamo salvarli. No, visto il loro comportamento, non sarebbe d'aiuto farli uscire ora. Se hanno perduto il senno a causa del furto dei loro desideri, bisognerà prima restituirglieli. Merda, perché fare questo alla gente? E voi da dove siete saltati fuori? Ci hanno scoperti, addosso Joker! Adesso diventerà un'ombra cattiva quella. Aia, ma che dolore! Oh, vabbè, fanculo, muori. Morite tutti, stronzi! A me sembra tanto veramente che il fuoco autotargetta. Allora, rilasciamo la caramella. Assaltiamoli. Mi sembra che i nemici, rispetto a un classico Persona 5, siano molto più resistenti anche a questi livelli, diciamo. Ma che soprattutto le magie targettano. Mi sembra proprio che le magie arrivino dritte al bersaglio se non le schivi. Beh, vedi? Azioni di Skull. Vaffanculo. Vabbè, ma la moto la usa all'infinito. È fantastico. Ed è salita di livello. Cioè, in questo momento, verosimilmente, quello messo peggio è proprio Joker. Avendo il problema di avere tante persone diverse, in questo momento abbiamo solo persone deboli, il che non ci aiuta. Quindi che cos'è questa roba? E vai, è fatta! Forza, diamo un'occhiata a quella luce. Spero che sia delle ricariche per gli SP, guarda. Spero che sia proprio una ricarica. Vestito Pop. Quindi era questa la fonte di energia dei riflettori? Un vestito? Esatto. Ma è un vestito, è piuttosto carino. L'ho già visto. È un vestito della linea di Alice. L'ho visto in una rivista di moda. È il suo primo vestito, quindi, secondo me. Aspetta, quel vestito faceva muovere quei riflettori. Ma non ha senso. No, è la sua luce. Beh, siamo nel mondo cognitivo. Forse qui ha qualche sorta di potere. Secondo me i vestiti sono la fonte del suo potere, ma non questo in particolare. Capisco, questo potrebbe rappresentare il potere di un monarca. Si potrebbe dire che il brand di Alice, in sostanza, è ciò che le ha permesso di diventare quello che è oggi. Una prova del suo dominio qui. E questo nucleo potrebbe essere la fonte di energia per attrezzatura della prigione. Beh, ora che l'abbiamo, i riflettori dovrebbero essere spenti, giusto?
Sembra che ce ne siano ancora due attivi, hanno i loro nuclei di alimentazione. Il primo è ad est di Quint, in termini di posizione del mondo reale dovrebbe essere vicino al parco Miyamae. Che rottura di palle, beh diamoci una mossa allora. Beh, quindi questi erano la loro luce. Mi chiedo se anche gli altri nuclei si trovino in altre torri carcerarie zeppelicelle come questa. Serve qualcosa di più conciso per facilitare i discorsi. Che ne dite di zona di detenzione? Che? Cosa? Perché mai dovremmo chiamarla così? Il loro scopo è proteggere le fonti di energia della prigione, quindi perché non torrioni della prigione? Va bene qualsiasi nome, ragazzi, detto sinceramente. Oh, guardate il cancello aperto! È perché abbiamo preso il nucleo. A ogni modo possiamo tornare senza passare dal sottosuolo. Perfetto. Giusto, attraversiamolo e cerchiamo il prossimo torrione. Alla fine ha deciso Morgana che chiameremo questi cosi torrione. Va bene, bravo Morgana. Devo dire che ad ora, non per cattiveria, ma l'unico personaggio con cui mi sto trovando da dio è proprio Yusuke. Con Yusuke mi sto trovando, ma proprio bene a dire, è dir poco, veramente. Cioè gli attacchi sono veloci ad ampio raggio, ma proprio spero che non lo nerfino. Se dovessero nerfarlo sarebbe un problema. Che cosa abbiamo qui? Un forziere. Vediamo cosa ci troviamo. Una perlina rigenerante. Vabbè, meglio di nulla. Quindi ad ora in realtà quelli con gli attacchi fisici, proprio quelli belli pesanti, quindi Haru, Yusuke, Ryuji, mi sto trovando discretamente bene, devo dire. In questo punto del mondo reale c'è il parco Miyamae. Sarebbe la nostra meta attuale? Beh, non ci è voluto molto. Però il cancello è chiuso. Nemmeno questo sembra tanto facile da penetrare, però. Già, purtroppo no. Temo che ci toccherà prendere la strada più lunga. L'allerta sarà massima, occhi aperti. Sai che novità, Morgana. Quando mai la nostra vita è facile, purtroppo. Vediamo chi saranno i nostri nemici. Ovviamente. Credo che abuserò molto in questa parte di Yusuke, visto che molti dei nemici sono dei Jack-o'-lantern, quindi sono tutti deboli al ghiaccio. Chi va là? Oh, guarda, dei nemici. Oh no. Wow, sgamati, disintegrati, le prime che ci chiamino i rinforzi. Va bene, ci penso subito. Madonna, è questa la vera abilità che tiene premuto il triangolo. Porca troia. Haru in questo momento potrebbe... Perché? Cosa è? Perché ho appena usato... Dio mio! Perché ho appena usato... Merda! Uno skateboard, Dio, e Haru è appena morta, benissimo! Guarda, non lo so, non mi faccio neanche troppe domande ormai. Va bene così, cioè nel senso... Assaltiamoli. Cazzo, è veramente tutto così dannatamente rapido che veramente è difficile anche solo seguire tutti i nemici a schermo. Lo showtime non mi serve, non ne voglio abusare, sennò lo perdo. Ok, il nemico è morto. Ah, ma ci sono skateboard infiniti. L'ho appena capito che sono infiniti. Beh dai, alla fine ci siamo fatti un'ottima passeggiata di salute. Haru, ti lascio un attimo indietro perché così almeno ti faccio ricaricare da Joker dopo. Perché io ormai ho capito come sfruttare bene la cosa. Cioè nel senso, se devo curare lo faccio fare al healer del gruppo, non lo faccio io. Non vedo entrate. Magari potremmo salire in alto. In alto, da lì, perfetto. Quel punto sembra piuttosto strano. Forse riusciremo a trovare qualcosa di utile laggiù. Forza, andiamo a dare un'occhiata. Beh, intanto c'è un oggetto, quindi comunque ci vado. Usa il terzo occhio per rilevare punti nascosti del guizzo fantasma, oppure darti indizi su come procedere. No, ho sbagliato. Copertura. Ah, c'è un oggetto invisibile.
E tra l'altro c'è anche un checkpoint, aspetta. Sarà probabilmente sopra, ok. Però lì c'è un forziere. Strano. Ulla. Madonna, ci sono un sacco di laser. Va bene, ho capito. Dovremo prendere la luce e poi tornare qui dietro una volta che i laser saranno disattivati. Questo nemico chiuso qua dentro probabilmente sarà molto pericoloso. Cosa facciamo? La meniamo, come al solito, Sofia. Arrivo! Brum brum, motherfucker! Ottenuto lama lucente. Esegui un attacco concatenato dopo un quadrato quadrato triangolo. Benissimo. 1, 2. È questo l'attacco concatenato, perfetto. Dove sei? Ho capito il senso di concatenato, nel senso, una volta fatta quella combo, possiamo continuare l'attacco in modo facile. Eccolo qui il checkpoint, perfetto. Andiamo a prenderci l'oggetto che si trova da questa parte e vediamo che cos'è. Per fortuna, almeno spero fino ad ora, una tenuta hacker, perfetto. Un vestito per la nostra cara amica Futaba, eccoti qua. Protezione? Tenuta hacker MK1, 20 di HP, quindi anche Futaba è utilizzabile o comunque ha dei punti vita e ha bisogno di una difesa, ha senso, cioè nel senso, non so in che modo verrà utilizzato il personaggio di Futaba in questo tipo di gioco, però, beh, può essere una sorpresa alla fine. Siamo quasi tutti, anzi, quasi tutti, siamo tutti a corto di SP, nessuno può curare nessuno... Santo cielo, in che situazione di merda ci troviamo? Una collana arrugginita. Un'altra porta sbarrata, dopo tutta questa strada. Fermi tutti, credo di poterla manomettere. Ecco perché il vestito di per Futaba. Oh, sul serio? Perché adesso probabilmente lei si metterà lì e arriveranno orde di nemici. Analizziamo il terminale, così come minimo posso fare un tentativo. Sicuramente farai un tentativo e sicuramente sarà un tentativo utile, quindi... Ecco a te il pannello. Lo sapevo. Ottimo, dovrei poterci ricavare qualcosa. Perfetto, Oracle, lasciamo a te la porta. È tempo di darsi da fare e... Boom! Nemici? Ovviamente. Negli scontri di hacking dovrai proteggere Oracle fino al termine dell'hacking. Se gli HP di Oracle scendono a zero, perdi. Tieni d'occhio gli HP in un altro schermo. Ok. Ehi. Cosa fai? Stai lontano da Futaba. Arrivo. Skateboardo l'esistenza. Phantom Striker, non so per cosa, non penso sia un obiettivo per aver fatto lo skateboard, però grazie di avermi dato un trofeo. Ehi, fermalo! Bravo Ryuji! Haru, pensaci un attimo tu, visto che di SP tu ne hai un bel po', sfortunatamente per me. 37%? Ok, allora... Andiamo di speciale. Vai, Lohemon. Dio mio. Yusuke. Se non uno dei migliori, il migliore compagno. No, dai, il migliore no. Sono tutti fantastici a modo loro. Però cazzo, cioè. Oh, comunque, quando un nemico c'ha poca vita, lascialo fare da solo e vedi che se la cava da solo. Santo cielo. Guardala che va sullo skateboard. Cioè, so che magari non aveva un senso logico questa frase, però nel senso, in questo momento Haru ha uno di vita. Ha uno solo di vita, eppure se la sta cavando. Oh no, Oracle, Futaba. Lo so, scusami. È riuscito a sfuggire. Sì.
Capitano Kidu! Oh, tanto, visto che tutti sti skateboard ci sono e sono gratis, io continuo ad usarli. E staffettiamo. Dove siete? Fermi tutti. Ah, sono tutti troppo lontani. Beh, direi che ce l'abbiamo fatta, no? Clic! Brava Futaba, patte patte sulla testa anche a te oggi. Dai, manca tanto così per il legame 4. Che palle. Sì, ce l'ho fatta. Ho passato un brutto quarto d'ora. Grazie per avermi guardato le spalle. Sembra che ogni tentativo di hacking spunti un nuovo rinforzi. Facciamo in modo che Oracle sia preparata al meglio d'ora in poi. Quindi ci sarà probabilmente un'abilità che ci potenzia la velocità di hacking. Puoi equipaggiare protezioni come gli altri ladri fantasma. Dell'attrezzatura femminile esiste l'equipaggiamento speciale che solo Oracle può usare. Ovviamente, sai che novità. Si consiglia di equipaggiare Oracle con delle protezioni in vista dei possibili scontri di hacking. Grazie, è quello che ho appena trovato infatti. Va bene, altro faro della luce. Fermi, ombra in arrivo. Come siete entrati qui dentro? Dove sono le guardie? Nel nome di sua maestà non proseguirete oltre. Minchia, questo è grosso. Ed è un Archangel, benissimo. Attenti, quell'ombra è più forte delle altre. E vediamo a cosa sei debole. È debole al fuoco e resiste al ghiaccio, benissimo. Ok, non posso farlo, quindi... Crepaci! Joker, tocca a te, per favore. Aia, che dolore magistrale. Fermo. Mettiamo lui. E non ho ovviamente. Minchia, che colpo incredibile. E ti pare? Quando mai? Ma vaffanculo. Vai. Colpitelo. Occhio. Merda, Yusuke, fai attenzione. Quel colpo di luce fortunatamente è facile da evitare. Sì, ma che cazzo. Vai Ryuji, mena. Occhio, occhio, occhio. Quindi sei debole anche al fulmine. Non lo so, va bene. Colpisci. Occhio, occhio, occhio. Che se rimaniamo in due qua è la fine. Cavolo, non posso usare nulla. Nulla posso usare. Occhio alle luci. E quando mai ti sbagli? È rimasto solo Ryuji. Povero. Merda. Che situazione del cazzo. Showtime. Showtime un paio di palle. Oracle, 2 secondi, cioè. Spero che almeno le pixie siano morte. Wow, io ho visto solo un fulmine andare a segno. Ti giuro che se vinciamo con Skull... Minchia! Che carica incredibile! Minna, non è rimasto nessun altro. Ma com'è possibile che sono così svantaggiato? Com'è possibile tutto ciò? Ovviamente, ero in animazione e non potevo evitarlo. E riproviamo. Merda, fermo. Come Ryuji, anche io devo usare
gli attacchi di fulmine in questo momento. Che culo che l'ho evitato saltandolo. Mi è andata estremamente di culo. Vai, 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 vai. Targettami. Panther, sì, no, guarda, non è il momento in questo momento di farmi vedere le loro abilità. Non vedo, non vedo. Questa volta niente pixie che lo curano, che cercano almeno di curarlo. Dai, che stavolta so benissimo cosa fare. Questa volta non sono impreparato, mi dispiace. Certo, non t'ho fatto un cazzo di danno, ma va bene uguale, direi, no? Aspetta, mi sa che le ha evocate stavolta. Ohia, e dai, ero in animazione. Non è valido. Non è per nulla valido quello che è appena successo. Oh, ma comunque, ragazzi, noi facciamo 5 di danno. È veramente nulla. Noi facciamo veramente un cazzo di niente di danno. E non capisco come mai, cioè, nel senso, vabbè, in realtà loro non hanno grande vita, Loro non hanno grandi quantità di vita, i nemici normali. Però, ragazzi, stiamo facendo veramente pochissimo di danno. Bravo Ryuji. Spero che tu l'abbia ucciso. No, forse no. Fermo. Attacco speciale? Aiuto, calma. Perfetto. A sto giro, direi che non me la caverò facilmente andando semplicemente di attacchi potenti come in Persona 5 normale. Qua è tutta più tattica. In questo giro devi essere molto tattico e stare attento veramente a cosa fai. Veramente, non puoi girare con tranquillità. Credo di essere al limite, lo so, mi dispiace Yusuke, veramente. Numero di luglio. Il nucleo di Alice è un libro? È finita su una copertina di Han, è una rivista famosissima. Un simbolo di potere ampiamente riconosciuto, la teoria di Mona si dimostra essere esatta a ogni passo. Sarebbe stata famosa anche senza iniziare a fare tutto questo. Panther. Ma allora che motivo aveva? Ne ha almeno uno. In ogni caso, il prossimo nucleo è l'ultimo. È leggermente più ovest di qui, vicino a Bunkamachi. Bunkamachi è un vivace crocevia culturale. Tornate all'incrocio di Shibuya e procedete a Central Street. Dovrebbe essere la via più breve. Ok, torniamo indietro. Cazzo, ma tutta la squadra è moribonda. Ma io potrò uscire, cioè nel senso, potrò andarmene per curarmi? Sai che non lo so. Cioè, io non penso di poter uscire adesso. Ma se non posso... Tutto questo quindi è contestualizzato. Cioè, nel senso, io devo essere a questo livello con questi danni? Serio? A me sembrano veramente pochi. Ora si prosegue verso Central Street. Questa via almeno la conosciamo, dai. Sicuramente sarà cambiata. Sicuramente non sarà mai uguale a come era prima. In realtà non sembra essere cambiata molto. Per fortuna c'è ancora i Y, cioè. Però almeno possiamo passare da qui, dai. Finalmente vediamo cosa c'è dietro questa strada. Nulla. Sono tristemente deluso. Oh, ma guarda, un altro pannello di controllo.
Oracle, tocca a te. Ah, questo sembra davvero pane per i miei denti. Gli scontri hacking. Procedo senza intoppi se riuscirai a tenere Oracle al sicuro, ma va? Cioè, in sostanza, più la teniamo al sicuro, meglio è. Vai. Ok, hacking in corso, guardatemi le spalle. Tanti auguri, Oracle, ti proteggeremo noi. Yusuke, allora toccherà a te. Non li vedo. Ehi, via da lei. Ne vedo uno, ma non lo vedo. Bastardo ha cercato di colpirla. Ehi. Fermalo. Santo cielo, quante cose che succedono tutte assieme. Prendi la maschera, non si sa mai. Ferma, l'hanno ripresa. E lo speciale lo teniamo per le evenienze migliori. Vai, affondali. Bravissimo, Skull. Hai protetto una signorina che aveva bisogno di aiuto. Ehi, lontani da lì, maledetti. Maledetti infami che cercano di colpire una ragazzina. Ragazzina mica tanto, abbiamo quasi tutti la stessa età. Fermi! Uff, 98, 99, 100! Brava Oracle! Cazzo! Sei stata bravissima! Patte sulla testa! Che cos'è quella linea gialla sulla mappa? Non lo so. Ah, forse è quel filo. Vorrei riuscire ad arrivare al checkpoint, che dovrebbe essere a questo punto qui, benissimo. E a parte salvare per ovvia sicurezza, che non si sa mai cosa possa succedere, io vorrei vedere cosa succede se usciamo. Ma non penso di poterlo fare a questo punto. No, posso tornare all'entrata. Secondo me non mi fa uscire, perché siamo veramente messi male. Ma non vorrei farlo, vorrei evitare di uscire, ma se si potesse sarebbe buono saperlo. Possiamo uscire. Ok, facciamo un caricamento e torniamo dentro, perché non ha senso che ce ne usciamo. Però aspetta, è ancora mezzogiorno, fermi tutti, non è passata la giornata. Se torniamo dentro saremo con tutta la vita? Qua si è ricaricato tutto. Se questa cosa si può fare, che non perdi la giornata e puoi rientrare, è sgrava come cosa. Cioè ti permette anche di non curarti volendo. Eh sì, possiamo ritornarci. A meno che non sia una cosa di questa giornata, nel senso è il primo palazzo, è la prima prigione che visitiamo e quindi si può fare. Perché se no veramente è rotta come cosa. Comunque usiamo il negozio, vediamo se posso comprare qualcosa. Allora io inizierei a potenziare un pochino tutti. Tanto costano 2000 più o meno tutto quanto, quindi a questo punto conviene. Non so cosa stia succedendo, ma fai attenzione, va bene? Sì, Sojiro, grazie. Cavolo, se possiamo continuamente uscire dalla prigione per curarci, questa cosa secondo me ci semplificherà non poco la cosa.